tutti i ragazzi sono qui alla Transjurius in Slovenia, dove si svolgerà una gara a tappe alla cieca di 4 giorni. Hey, welcome Rustic Solutions. I love you. Are you ready for this Transjurius? Yes, I am. Ed eccoci a questa prima giornata di Transjurius in un bike park famoso come quello di Znerco, fra flow, saltini, sassi, radici e tantissimo divertimento nel guidare la bicicletta. Guardate che spettacolo queste curve, veramente veramente belle. Ma c'è stato anche il portage in questa prima giornata, un portage in compagnia dei miei amici ciechi, che mamma mia, me lo ricorderò a vita. Quella che state vedendo in questo momento invece è la prova speciale che ho vinto, un mix di curve e rilanci, curve e rilanci, curve e rilanci, fino a che siamo arrivati in paese. E la peculiarità di questa giornata è stata anche il fatto che abbiamo ripetuto la prova speciale in notturna. Stage number 5. Giornata numero 2 in questa Transjurius, in quel di Mosna Soci, una località bellissima. Guardate che sentieri, guardate che natura, guardate che paesaggi. All'inizio partivamo molto molto veloci su un sentiero appunto da velocità stile Maxi Avalanche Mega Avalanche, ma da lì a poco saremmo entrati in un mix di saltini, flow e curvette in sottobosco, proprio come il primo giorno, proprio come in questo momento e proprio come sarà anche la terza giornata. È stata proprio una gara dedicata totalmente a questa tipologia di sentieri. Speciale finita, è stata bellissima, bellissima. Una caratteristica molto bella che ricorderò con molto piacere di questa gara sono stati i trasferimenti, perché ricordo che è bellissimo partecipare alle gare e puntare un obiettivo quale un podio, una top 10 e via dicendo, ma è bellissimo anche viverle per scoprire, come in questo caso caricare le macchine sul treno per attraversare il Parco Nazionale delle Alpi Giulie. Vedere questi panorami è anche un'occasione per creare gruppo con altri concorrenti della Transmaralta, della Trans. Quindi, no, tanta roba. Io mi sono divertito, ho dato il massimo, ho fatto il filo a tutti gli alberi. Sto cercando di guadagnare il più possibile sul terzo. Insomma, piacerebbe finire sta Transjurius il più avanti possibile. Pronti, partenza, via e giù per il primo sentiero della quarta giornata di questa Transjurius, un sentiero che all'apparenza sembrava molto facile, ma in realtà da lì a pochi secondi, come dirà la nostra amica Lisi, diventerà veramente... Tight corners, yeah. That was amazing, oh, I'm not sure this is gonna go around. Bellissimo, bellissimo e comunque artistico da interpretare, perché... Ricordo che era una gara alla cieca, dunque non sapevamo cosa trovare dietro le curve, e su questo terreno sdrucciolevole, con questa tipologia di curve a gomito, io francamente non sapevo se fidarmi ad anticipare o se trovavo magari qualche boccione, qualche cinghiale in mezzo al sentiero, oppure adottare un timido no spray, che poi è la tecnica che ho utilizzato. Però vi assicuro che è stato divertentissimo guidare in mezzo a questo sentierino. Hi guys, the race today is finished. Was a good stage? Very good. Tired or not? Oh, really long one. Oh, Stefano! How are you? Stefano is the best mountain biking racer in world. No. Okay, how many questions did you have? Today? My place. Third? Hola! Huh? Hi guys! Nice eating, congratulations! Abbastanza bene. È andata abbastanza bene, Ioana è di Bolzano, Alto Adige. And quello fa è l'italiano perfetto. No? Italiano perfetto. Cantiamo una bella canzone. Fratelli! And finally I'm here
third one. Quindi sono felicissimo di questa giornata perché ho portato a casa un terzo posto assoluto, ho portato a casa un tantissimo divertimento in un sentiero completo fra sassi, radici, velocità, rilanci, ce n'era di tutti i colori e in più ho conosciuto un sacco di bellissime persone e davvero è stata un'emozione unica salire sul podio di fine gara. Detto questo, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo sicuramente alla prossima puntata. Ciao!